dell'incontro tra Viola Reggio Calabria, Basket Fiorentino. Arbitri dell'incontro Martino Galasso, Luca Bonfante e Corrado Trifiletti. Per Basket Fiorentino scende sul parquet con numero 5 Bernardo Musso, con numero 6 Angelo Gigli, 10 Daniel Datway, 11 Nunzio Sammartino, 12 Matteo Fumbro, 14 Marcus Gilbert, 15 Tommaso Perdomani, 17 Edoardo Bertocchi, con numero 20 Lorenzo Benvenuti, 42 Vinciani Raymond, coach Luca Anzaloni, vice allenatore Alessandro Iacozzi. Viola Reggio Calabria, con il numero 3 Elisa Radic, 4 James Taflai, 5 Giovanni Sciarappa, 7 John Lucuso, 8 Jack Lindon, 9 Lorenzo Caroli, con il numero 10 Augustin Fabri, 18 Tommaso Guariglia, 19 Angelo Guaccio, 22 Roberto Borghi, 34 Marco Micevic e con il numero 38 Matteo Pallucca, coach Antonio Paternoso, vice allenatore Domenico Modigliano e Pasquale Motta. Ci siamo. Ci siamo, Mario. Sfida molto importante per il futuro in classifica della Viola Reggio Calabria. La Viola cerca una missione impossibile contro una delle squadre più forti dei due gironi della Serie A2, l'FMC Fiorentino. Gli Amaranto, allenati da un volto conosciuto del basket della Viola Reggio Calabria, Luca Anzaloni, scendono in campo con un team tosto, forte, che ha 8 punti in classifica contro ogni pronostico. Una gara che può puntare tranquillamente a qualcosa in più che una semplice permanenza nella categoria. La Viola invece arriva dal momento più brutto della stagione, 6 sconfitte e 2 vittorie in questo avvio di campionato, tanti problemi, rumors di mercato che stanno incidendo non poco nell'equilibrio del roster di Antonio Paternoster. Per farvi capire, poco fa è arrivata la famosa newsletter dei procuratori. Alex Legion sembra addirittura vicino ad un'altra piazza, c'è Casale Monferrato in pressing, anche se secondo me tanto dello status di questo giocatore nel basket mercato passerà da questa sera, della sua prestazione. Americano in discussione per la Viola, in discussione anche il playmaker Roberto Marulli, il numero 22,
si attendono risposte anche dal rettangolo di gioco, dove scalpita per trovare i minuti il giovane playmaker Lorenzo Caroti. Nota a margine, poca gente al Palacalafiore, un Palacalafiore come detto alle prese con un evento dopo l'altro. Se si è parlato di record per Notre Dame de Paris, tante polemiche nel post evento, sì. Allora, la nostra touring station è senza la scaletta per salire, bisogna fare un balzo di 2 metri per accedervi, e ci siamo portati per l'occasione Antonio Rieto accanto a noi. Lui è un tipo atletico, in quel di Crotone sono molto atletici, quindi Mario, sì, è tutto molto complicato questa sera. Il Palacalafiore c'è, è stato rimesso a nuovo per l'occasione in pochissime ore, mi hanno detto, all'1:30 è stato consegnato grazie alla solita voglia degli addetti ai lavori nero-arancio e non solo. Per quanto riguarda invece la gara impossibile, dicevamo, contro Ferentino, andiamo a leggere le due formazioni e poi andremo con le note a margine di questa sfida. Per quanto riguarda Ferentino, il numero 5 è l'italo-argentino Bernardo Musso, il numero 6 un volto arcinoto del basket italiano Angelo Gigli, il numero 10 Dato Way, numero 11 l'ex di turno in campo Nunzio Sabatino, per 2 anni a Reggio Calabria con Ciccio Ponticello nell'anno della scalata alla Serie A2 in compagnia di Alessandro Piazza e Giovanni Rugolo, e l'anno successivo tra Vibo Valencia e il Centroviola nell'anno della conquista del premio Under, sempre con Ciccio Ponticello al timone. Il numero 12, uno dei più forti playmaker del panorama cestistico nazionale, classe 94 dalla Sicilia passando alla Serie A1 e dalla Virtus Bologna, Matteo Imbrò. Numero 14, il rookie, l'americano Gilbert. Numero 15, lo specialista da 3 punti, Tommaso Carnevali, attenzione a lui. Il numero 17, un giovanotto che usufruisce un doppio tesseramento con il Colleferro di Donato Avenia, sto parlando di Bertocchi. Il numero 20 è Lungo Benvenuti. Il numero 42 è, a mio avviso, uno degli stranieri più forti del campionato, BJ Raymond, capocannoniere qualche anno fa con la Canotta e l'Angelico Biella. È un arsenale nelle mani di Luca Anzaloni per 2 stagioni diverse in riva allo stretto, prima negli anni 80 con Massimo Bianchi, Campanaro, Hughes e Dan Caldwell nella Standard Reggio Calabria, e poi nel 2000 post ciclone Barbaro per dare una mano a quel manipolo di eroi messo su da Giuse Barrile, post ciclone Barbaro, ricordando i fasti che furono ultra negativi della storia della Viola. In un amen arrivarono le firme per Carlton Myers e Carlo Recalcati, i rumors dicevano dovrebbe arrivare Sabonis, Brian Evans, Tyus Edney, i fratelli Varejao, poi tutto si andò a spegnersi in un amen. Per quanto riguarda la Viola, il numero 3 è Radici, il 4 Tafly, il 7 Legion, il 9 è Caroti, io Lupusor col 7, chiedo scusa, l'8 è Alex Legion, il 10 Agustin Fabi, il 18 Guariglia, il 19 Guaccio, il 22 Marulli, il 34 Micevic, l'88 Fallucca, l'allenatore è il signor Antonio Paternoster, gli assistenti da Reggio Calabria Domenico Bolignano e Pasquale Motta. Andiamo a vedere i 2 quintetti, li commenteremo con coach D'Agostino. Sì, c'è la novità che avevamo raccontato anche questa mattina su tutti i fili di Campanaro, c'è Lorenzo Caroti, non parte in quintetto Roberto Marulli, accanto a lui anche la novità Angelo Guaccio. Fallucca parte in quintetto accanto a Ligion e Radic, dunque non partono in quintetto Marulli e Fabi, segnale forte di Antonio Paternoster. Dall'altra parte per l'FMC Ferentino vedo Gigli accanto a Raymond, il numero 14 è Gilbert, numero 12 Matteo Imbrò. Completa il quintetto l'argentino Musso, il primo tiro viene deviato e la palla finisce alle mani di Radic per i 2 punti della Viola Reggio Calabria. Serve energia, prova a usufruire dei giovanotti alla panchina Antonio Paternoster fin dal primo minuto. Sì Giovanni, dici bene, vedo subito la pedina a Guaccio che proverà ad attaccarsi a Raymond. Conosciamo Raymond come un giocatore veramente devastante. Speriamo che l'energia di Guaccio metta un pochettino in difficoltà questo giocatore veramente grosso, sia fisicamente ma anche tecnicamente, un giocatore veramente importante. A dirla tutta, Angelo Guaccio è reduce da una brutta partita giocata in C regionale, lui usufruisce di un doppio tesseramento con la scuola di basket Viola. Arrivano i primi 2 punti per Ferentino con BJ Raymond, bisogna marcarlo forte, lui non sbaglia quasi mai in questo campionato. 2 pari, 9-14 da giocare.
Angelo Guaccio, dicevamo, ha giocato una brutta partita ieri sera in quel di Siderno. La Viola è uscita sconfitta 92-62 contro i ragazzi dell'Imca di Antonio Costa. Attacca la Viola, Carotti in palleggio, mano sinistra, step back. Carotti si vuole prendere il posto di playmaker questa sera. Sì, no, non si vuole prendere il posto di playmaker, è stato schierato e giustamente prova a fare il meglio delle sue possibilità. Già due azioni veramente bene, la prima orchestrata bene per i compagni e la seconda finalizzata con un tiro allo scadere dei 24. Chi inizia bene di solito è metà dell'opera, speriamo che continui. C'è un mismatch incredibile tra Gigli e Guaccio, tantissimi centimetri tra i due, tra il classe 98 di Casa Nero Arancio e il classe 83 con un passato anche in azzurro per tanti anni. 4 pari, 8 e 21 a giocare. Radic per un attimo perde il pallone, la palla finisce nelle mani di Lorenzo Carotti, ancora lui, faccia tosta, passa la palla a Legion, prova il tiro, non va, il rimbalzo lo cattura Gilbert, attacca Gilbert, passa la palla a Matteo Imbro, contro scarico per Gigli da 3 sul ferro, il rimbalzo lo cattura Legion, 7.56 da giocare. Alex Legion contro Gilbert, fino a dentro, fino in fondo, due punti per l'americano Alex Legion, 6-4, 7.45 da giocare. Attacca BJ Raymond, formato playmaker, contro Guaccio che lo aggredisce e va a commettere fallo. Tanta energia negli occhi di Angelo Guaccio, per lui è il secondo fallo, deve fare attenzione alla sua situazione falli. Angelo Guaccio, ragazzo italo-brasiliano, la mamma è di Rio de Janeiro, lui è nato proprio lì, il papà invece è di Salerno. Oh, bruttissimo il passaggio di Ferentino, Imbro, serve una palla altissima per BJ Raymond, la palla finisce fuori, 6-4, 7.33 a giocare. Quintetto mai visto quest'anno probabilmente per Antonio Paternoster, fa Luca sull'esterno, attacca Carotti, passa la palla a Legion, finta, fa saltare l'avversario, scarico per Ivic Saradic, semigancio e il suo movimento non riesce a far canestro, non cambia il punteggio, 6 Viola, 4 Ferentino, 7-16 a giocare. BJ Raymond, la palla scivola in post per Angelo Gigli contro Radic, Gigli si gioca l'uno contro uno, c'è un contatto, un fallo di Ivic Saradic, c'è un attimino di calma, troppa calma nel pubblico del Palacalafiore. Mi auguro che l'atmosfera si scaldi. Notre Dame de Paris è finita, questo dovremmo saperlo un po' tutti. Sì, questo è uno spettacolo leggermente diverso, ma sarà anche compito dei giocatori in campo appunto coinvolgere il pubblico con una prestazione tutta energia. Registriamo il sorpasso della formazione di Ferentino, ci pensa Gilbert da 3 punti, 6-7, attacca Radic, si gioca l'uno contro uno, semigancio, questa volta va bene, sorpasso, Viola Reggio Calabria, 8-7, dall'altra parte tocca a Ferentino portare il pallone in avanti, Gilbert, passa la palla a Matteo Imbro, ragazzo dalla Sicilia, prova a palleggiare in mezzo all'area, prova un tiro, sbaglia, il rimbalzo lo cattura Radic, parte in contropiede palleggiando, cosa che non dovrebbe fare un lungo, ma lui si inventa un cost to cost, da paura Ivic Saradic, il ragazzone di Spalato già a quota 6, 10 per chi difende, per la Viola, 7 per Ferentino, 6-12 da giocare, attacca la FMC, prova la bomba Musso sul ferro, il rimbalzo lo cattura incredibilmente Gilbert, strappa il pallone in mezzo a due giocatori e c'è il canestro del 10-9 con la Viola che attacca. Si fa sentire la curva Massimo Rappoccio al grido, bisogna vincere, questa sera bisogna realmente vincere, la Viola è reduce da due sconfitte consecutive. C'è un fischio da parte dell'arbitro, il fischio è del signor Trifiletti da Messina, che conosciamo molto molto bene. Fischio contro la difesa di Ferentino, c'è il primo cambio per la Viola, fuori un energico Angelo Guaccio, dentro Marco Micevic, uno dei tanti atleti in discussione per la Viola Reggio Calabria, anche perché quando perdi sono un po' tutti in discussione, quando vinci sono tutti dei beniamini. Attacca la Viola, Radic si gira, passa la palla a Marco Micevic, ora per Legion, la bomba di Legion sul ferro, contatto e rimbalzo, ancora un fallo contro Ferentino, il fallo dovrebbe essere contro Bernardo Musso, sì, è il primo fallo per lui,
conferma Filippo Lopressi, lo speaker direttamente dal Pala Calafiore. Rimessa per la Viola, la battuta di Ivica Radic. Passa la palla a Micevic, ora per Caroti, 5:32 a giocare nel primo quarto, ancora un fallo. Ancora contro Ferentino, il fallo dovrebbe essere per Gilbert. No, fallo in attacco contro Fallucca. 5:30, peccato perché era il momento di monetizzare una buona azione d'attacco. Sì, peccato, Fallucca forse nel tentativo di liberare l'uscita di Radic ha aggiustato un po' l'angolo del blocco e l'arbitro non ci ha pensato solo a fischiare, peccato. E si gioca BJ Raymond per Matteo Imbrola, tripla, solo Cotone, Bernardo Musso da tre punti, sì, è Bernardo Musso il numero 5 di Ferentino, ancora un sorpasso per Ferentino, 5 minuti e 8 da giocare, attacca la Viola, c'è un fallo, realizza Legion, vediamo se è buono il canestro, no, non è buono il canestro, fallo prima del tiro, Alex Legion subisce il fallo, c'è ancora un cambio, entra Agustin Fabbi, fuori Matteo Fallucco, Fallucca è il secondo fallo per Bernardo Musso. Siamo giunti quasi alla metà del primo quarto di gioco, alla rimessa Agustin Fabbi. Battuta adesso. Legion. Passa la palla sull'esterno a Lorenzo Caroti. Serve Radic, lontanissimo da canestro. Ora per Legion, prova a smarcarsi l'americano, fa tutto solo, il slalom. Realizza da due punti, Alex Legion. Canestro del pareggio, 12 pari al Pala Calafiore, 4:45 da giocare, attacca Ferentino. Gilbert, arresto e tiro a 2 sul ferro, sbaglia il rookie, la palla la cattura, è classe 88 dall'Indiana. Alex Legion, proprio lui, passa la palla a Caroti, 16 secondi per andare al tiro in questa azione. Lorenzo Caroti va a portare il blocco Radic. Caroti con la mano sinistra, scarico difficilissimo per Radic, difende molto bene Ferentino. Campo aperto per Musso che realizza comodamente due punti. Ancora un vantaggio per Ferentino. 12 per Reggio Calabria, 4:10 a giocare. Serve maggiore intensità per la Viola Reggio Calabria, non si possono sprecare queste azioni offensive. Agustin Fabbi, ora per Lorenzo Caroti. Legion da 3 sul ferro. Il rimbalzo lo cattura con maestria Agustin Fabbi, finta, doppia finta, tira e realizza. È il suo movimento, l'abbiamo visto tante volte nei suoi anni a Reggio Calabria. Cattura il rimbalzo offensivo, finta per quasi aderire l'avversario. Da attenzione Caroti, la ruba alla Lupin, 14 pari il punteggio, la Viola può attaccare. Agustin Fabbi si gioca l'uno contro uno. Contro Raymond, tira la 3 Fabbi, realizza il capitano. Agustin Fabbi con la tripla, 17-14, 3:24 da giocare. Adesso la Viola in difesa. Musso, blocco di Raymond. Passaggio dentro l'area per Angelo Gigli, ancora per Raymond, ancora circolazione di palla bellissima. Modello San Antonio Spurs per Ferentino. L'azione finisce con una bomba di Matteo Imbro che si spegne sul ferro. 3 minuti da giocare. Caroti in regia, sta per entrare anche Roberto Marulli. Forza Roberto. Caroti, non c'è il fallo subito anche se il giocatore toscano accentuava il movimento. Adesso c'è un contatto, che è successo Giuseppe? Radic ha sbracciato per liberarsi, però l'arbitro penso che abbia visto la trattenuta precedente di Gigli, perché penso che Radic abbia provato a liberarsi perché Gigli proprio lo stava tenendo alla maglia, quindi ha sbracciato. Fortunatamente l'arbitro ha visto prima la trattenuta di Gigli e dopo la sbracciata di Radic. Bene per noi. È incredibile vedere Angelo Gigli in questo campionato, però insomma con le regole così come sono messe, con tantissimi americani in Serie 1, accade anche questo. E per il secondo anno consecutivo Angelo Gigli e tutto il suo talento che ha sfiorato anche la NBA giocano in Serie A 2. Legion prova il tiro e da 2 non va. Il rimbalzo lo cattura il bravo Marco Micevic e si gioca. Attacco della Viola, il primo pallone offensivo per Roberto Marulli. Fa saltare l'avversario, resta il tiro da 2. Roberto Marulli da 2. Forza Marulli. 19-14. Serve tutta la sua grinta a questa Viola, serve Roberto Marulli che conosciamo. Attacca Ferentino. Gilbert, la reverse,
incredibile, la vedremo sicuramente nelle migliori 10 azioni della Lega Pallacanestro. Bella azione di Ferentino, schiacciata a due mani all'indietro per la FMC, il vantaggio però è per la Viola, 19-16. Nijon cade al suolo ma si rialza, niente di grave per lui. Dall'altra parte Marulli prova l'arresto e tiro a due, fa tutto solo e gli va bene. Robby Marulli è tornato in città, 21-16, 5 punti tra le due squadre, secondo canestro consecutivo per Marulli, passaggio di Raymond per Gigli che non se ne accorge, dall'altra parte ingenuità clamorosa di Radic, ma ci mette una mano Fabi con maestria, recupera il pallone, assist per Ligion, la Viola c'è e risponde facendo canestro, è il canestro del 23-16, sesto punto in questa gara per Alex Ligion, ne succedono di tutti i colori. È un veterano come BJ Raymond, passa un pallone a un altro veterano come Angelo Gigli, girato di spalle che non si accorge del passaggio. Ingenuità clamorosa di Radic dall'altra parte che non riesce a leggere il contropiede, ma alla fine la sommatoria è che va bene alla Viola, una Viola che deve provare a esaltarsi. Devo dire che sono contentissimo per Roberto Marulli, il ragazzo deve continuare così con questo entusiasmo. Lui è il playmaker della Viola, è stato scelto appositamente per entusiasmare questa piazza. Sì, sicuramente Giovanni, abbiamo visto un'azione strana con una doppia palla persa prima da una parte e poi dall'altra, meno male che poi siamo riusciti un'altra volta a entrare in possesso della sfera e trasformarla in due punti che ci consentono di prendere questo piccolo margine di 7 punti che però fa sempre bene al morale. Dicevi benissimo anche dell'ottimo impatto di Marulli, perché sai, entrare alla panchina è sempre importante, mettersi subito in gioco, lui l'ha fatto subito nelle prime due azioni con due belli arresti e tiro che sono praticamente il suo marchio di fabbrica, quindi buon inizio per lui e buono per la Viola che si è entrato subito in partita. Attenzione al cambio per la Viola Reggio Calabria, ritorna in scena Ion Lupusor, il regino di Catona, Idamo Moldau. Attenzione al cambio, un doppio cambio, perché in scena c'è anche il numero 4, Celista Fly, che ha tantissimi supporters dall'Albania, lui è un nazionale albanese, ha esordito proprio quest'estate. C'è un fischio dell'arbitro, la vorrei rivedere. Seppi, tu che hai visto? Fammi capire. Ho visto Imbro che dava una spallata a Marulli e l'arbitro ha fischiato fallo a Marulli. Alcune volte gli arbitri ci sorprendono con questi fischi che forse saranno bravi loro, ma noi non li vediamo. Sì, e la risultante è che ci sono due tiri liberi per la FMC Ferentino con il bonus acceso a favore della formazione Amaranto. Realizza il primo Matteo Imbro, 23-17, 1-12 da giocare. Realizza anche il secondo Imbro, palla alla Viola Reggio Calabria, in quintetto adesso, con un quintetto anche qui sperimentale, Lupusor da 5 accanto a Micevic con Marulli regia, Tafly e Fabi sugli esterni. Fabi si gioca l'uno contro uno, il post, scarico per Lupusor, prova la bomba, Ion, la bomba di Ion Lupusor! Inizia molto bene il prodotto del settore giovanile della Viola, vantaggio della Viola che cresce, 26-18, triplone per Ion Lupusor e si gioca ultimo giro di lancette in questo primo quarto, 56 secondi a giocare adesso. BJ Raymond, c'è ancora un fallo, il fallo di Ion Lupusor che inizia a far fatica nel contenere i centimetri di Angelo Gigli che va in lunetta per due tiri liberi. Angelo Gigli, ricordiamo, una gloria infinita del basket italiano, nella passata stagione fu uno dei colpi principali del mercato di A2 insieme a Bulleri che ho rivisto con piacere ieri sera a Capodorlando, giocava nel Varese allenato dai coach Moretti e Varoncini, entrambi ex Nero Arancio. La risultante è che ha vinto Capodorlando contro Varese, anche perché la formazione siciliana continua a cavalcare questo sogno nella massima serie del basket italiano, e al piano di sotto invece c'è una Viola che deve salvarsi innanzitutto e poi provare a stupire. 26-20 dopo i due tiri liberi firmati da Angelo Gigli, 43 secondi da giocare, da Fly passa la palla a Roberto Marulli, fallo in attacco, fallo in attacco contro la Viola Reggio Calabria, ne aveva la segnalazione contro Marco Micevic. BJ Raymond ha il look del protagonista di 8 sotto un tetto, il papà per capirci, però è un signor giocatore assolutamente. Sì, è un signor giocatore, come dicevamo prima, dotato di un corpaccione veramente niente male, ma che però ha anche una tecnica sopraffina. In quell'ultima azione Micevic purtroppo c'era una sequenza di blocchi, già nella prima sequenza aveva spostato un pochettino il blocco e l'arbitro l'aveva
perdonato e la seconda volta non è stato perdonato purtroppo all'arbitro. Che cosa è successo extra possesso per Ferentino che cattura il rimbalzo offensivo? Possono attaccare Amaranto, BJ Raymond, passa la palla in bro, mette la palla a terra in bro, prova il tiro, tabellone, ferro fuori, il rimbalzo di Lupusor, un secondo, deve tirare Fabi da campo a campo, provo lancio baseball, non va a buon fine. Finisce così il primo quarto di gioco, 26-20, qui dal Palacalafiore. Andiamo a leggere le statistiche di questa sfida. Per la Viola Reggio Calabria non ha realizzato da fly, 6 punti per Ivica Radic con un ottimo 3 su 4 a 2 punti. Piccola nota a margine, questa sera c'è l'esordio dopo aver registrato quelli di Nino Gullì e di Rocco Marino e dell'altro giovane del settore giovanile Plutino. Questa sera c'è l'esordio direttamente da Vibo Valencia per un altro prodotto del vivaio nero arancio, ovvero Giovanni Scialabba. Continuando con i punti, 6 punti per Alex Legion, 4 punti per Roberto Marulli, 3 punti per Ion Lupusor, 2 per Caroti, 5 per Agustin Fabi. Sponda Ferentino, non sono entrati né Carnovali né Sabatino, 2 punti per Imbro, 7 per Gilbert, 5 per Bernardo Musso, 4 per Gigli e 2 per BJ Raymond. Siamo pronti per leggere i due quintetti che torneranno in scena. Attenzione, striscione della curva Massimo Rappoccio. Squadra, società, allenatore, ve lo diciamo col cuore di sostenerla. Io non smetto, meritatevi il nostro rispetto. Uno striscione che parla da solo, molto molto tosto da parte della curva Massimo Rappoccio, che ha dimostrato in ogni occasione di essere vicina in casa e in trasferta alla compagine allenata da Antonio Paternoster. All'interno di questo momento difficile, probabilmente il più difficile degli ultimi anni, insieme a quello del primo anno in DNA, quello firmato da Mariani e Zampolli in campo con il giovane Domenico Bolignano in panchina, è un momento molto particolare, un momento che probabilmente era preventivabile con un roster così giovane, ma è chiaro che Reggio Calabria è una piazza molto pretenziosa che vuole vincere. Questa squadra deve rialzarsi con la D maiuscola, però serve anche l'aiuto di tutto il pubblico, non basta la curva Massimo Rappoccio. Vedo sguardi molto spesso spenti anche dopo canestri realizzati, c'è gente che gioca ai Pokémon, per capirci, non va bene questo. No Giovanni, è ovvio che non va bene, è ovvio che tutto il pubblico deve dare una mano, perché appunto come dicevi tu, essendo una squadra molto giovane ha bisogno anche dell'apporto dei tifosi per sentirsi ancora più a suo agio in campo. Tornati, secondo quarto, Raymond passa la palla a Musso da tre, inizia benissimo Ferentino con la bomba di Bernardo Musso, 26-23, di mezza lo svantaggio la formazione di Luca Anzaloni, 9-37 da giocare, attacca la Viola Reggio Calabria. Alex Legion ora per Robby Marulli, la palla scorre nelle mani di Micevic, si arresta, passa la palla a Lupusor che aspetta il ritorno di Roberto Marulli, c'è il pick and roll, Lupusor mette la palla a terra, prova un tiro difficilissimo, recupera il suo rimbalzo, dovrebbe alzarsi, cade per terra, scatoli 24, palla persa dalla Viola, ottima la difesa di Ferentino ed Antonio Paternoster corre ai ripari, rimette subito in campo i centimetri, l'energia e la sostanza di Ivica Radic, va a prendere fiato Ion Lupusor. Applausi spenti da parte del pubblico del Palacalafiore, i risultati contano tantissimo, ma non sono assolutamente d'accordo con l'atteggiamento del pubblico. Questo è un momento all'interno del quale bisogna sostenere la formazione nero-arancio. Ferentino dall'altra parte del campo ha tantissima voglia di rialzarsi, invece dopo la sconfitta nel derby subita contro Latina, il campionato è lungo, bisogna combattere, 9-12 da giocare. Attacca la FMC, c'è l'esordio in questa sfida in cabina di regia per il grandissimo Nunzio Sabatino, un ricordo bellissimo di lui nei due anni a Reggio Calabria. Attacca BJ Raymond per il numero 20, Benvenuti, che sbaglia il tiro dopo un buon movimento in post. La palla la recupera la Viola con il rimbalzo di Legion, ora per Fabi. Agustin Fabi prova a giocarsi il post. Si gira, scarico per Radic, contrastato da due giocatori, il suo semigancio si spegne sul ferro. Non va a buon fine, un movimento classico per il numero 3 del nero arancio e la palla è catturata ancora da Ferentino, che proverà a riavvicinarsi ancora di più. Nunzio Sabatino, bellissimo il passaggio per Benvenuti, va tutto benissimo per l'FMC, primi due punti nella sfida per il numero 20 Benvenuti. 8-23 a giocare, attacca la Viola, Marulli cade per terra, c'è il fallo di Nunzio Sabatino, è pronto un time out firmato da Antonio Paternoster.
Antonio Paternoster vuole l'energia che abbiamo visto per pochi tratti in questa stagione, legacy Biella, legacy Agrigento. Ricordiamo che la Viola è sì ultima in classifica insieme a Casale e Scafati, ma ha battuto i primi della classe, l'Angelico Biella. È paradossale, ma è così. Esattamente, è veramente strano. Io ricordo ancora la partita giocata a Biella in quel di Barcellona, purtroppo, dove abbiamo visto una squadra che ha fatto una partita veramente perfetta contro una Biella che sembrava in quella partita nulla di che, e poi ha infilato una serie di risultati positivi incredibile. Lo sappiamo, lo diciamo all'inizio, è un campionato molto equilibrato dove tutti possono vincere contro tutti. Anche ieri abbiamo visto dei risultati strani con vittorie in trasferta eccetera, quindi dobbiamo capire che ce la possiamo giocare veramente tutte le partite. Dobbiamo entrare in campo sempre convinti di dover dare il massimo per poter raggiungere il risultato. E si ritorna in campo dopo il time out. Io ringrazio come sempre il commento tecnico Sebi D'Agostino. Questa sera abbiamo alla grafica l'incredibile Antonio Rieto, direttamente da casa sua, passando per Crotone. 26-25 attacca la Viola Reggio Calabria. Marulli, Ligion, Micevic, Agustin, Fabio e Radic contro Sabatino, Musso, Benvenuti, Raymond e Carnovali. Attenzione a Carnovali, l'uomo delle triple. 8 minuti, 8 da giocare. Radic si gioca il post, tiro difficilissimo, sbaglia, la palla finisce fuori, ma l'ultimo tocco è di Bernardo Musso, se non ho visto male. Bravo Ligion nel contrastarlo. Dunque si ripartirà con una rimessa in zona offensiva per la Viola Reggio Calabria. Alla rimessa Ivica Radic, passa la palla a Micevic, ora per Roberto Marulli, passa la palla a Fabi, adesso è tiro nel traffico di Fabi, sbaglia anche lui, si combatte a rimbalzo, la cattura proprio Fabi, prova da due, sbaglia ancora, si combatte ancora, la palla la prende Carnovali e si riparte con l'attacco per Ferentino. Raymond palleggia sotto le gambe, fondamentali da paura per Raymond. Probabilmente si allarga un po' troppo con il braccio, ma il movimento è più che redditizio per l'americano, che realizza il canestro del sorpasso. 26-27, 7-22 da giocare. Gran canestro per BJ Raymond. Dall'altra parte la Viola in attacco, palla persa da Fabi, ci mette una mano Bernardo Musso, si riparte con Carnovali che passa la palla ancora a Musso. 7 minuti da giocare nel secondo quarto. La palla finisce sotto per Benvenuti. Fabi commette fallo per la frenesia di andare a rubare il pallone. È pronto un nuovo cambio per la Viola Reggio Calabria. Ritorna in scena uno degli atleti partiti in quintetto base questa sera. Sto parlando del numero 88, Matteo Fallucca. Esce Agustin Fabi. Mi avviso, probabilmente Agustin Fabi non sta benissimo. Non l'avrei tolto dal campo mai e poi mai in questa fase del gioco. 7 minuti e 3 da giocare. Attacca Ferentino. Benvenuti. Passa la palla a Musso, ora per Sabatino. Carnovali da 3. Prima tripla in questa sfida di Tommaso Carnovali. Scherzando, avevo detto in diretta oggi l'appuntamento di tutti i figli di Campanaro, Antonio Paternoster. Appena vedo Carnovali libero da 3, vedi che faccio un balzo dentro in campo. È arrivata la prima tripla di Carnovali. Dall'altra parte risposta di Alex Ligion da 2 punti. 28-30. La Viola arriva da una brutta sfida contro l'Eurobasket, dove Petrucci ha realizzato 4 bombe consecutive. Questa è una delle note dolenti in questa stagione dei Nero Arancio. La difesa sul tiro a 3. Dall'altra parte movimento da manuale. Musso per Benvenuti, altri 2 punti per il giovane lungo che sta facendo, a mio avviso, molto meglio di Angelo Gigi. 28-32, 4 punti tra le due squadre. Vantaggio Ferentino. Fallucca. Passa la palla ad Alex Ligion nel traffico, passa la palla a Marulli, fuori di Marulli che sull'arresto esce fuori con un piede. Ancora un cambio, un doppio cambio per la Viola, serve tutta l'effervescenza di Lorenzo Carodi, accanto a lui Ion Lupusor. Si alza il quintetto dei Nero Arancio. Lupusor va ad affiancare Radic sotto le plance, Fallucca, Ligion e Carodi completano lo starting five di questi ultimi 5 minuti e 55 di secondo quarto di gioco. Raymond la bomba, sbaglia il rimbalzo, lo cattura Lupusor, tap out per Alex Ligion.
deve accendersi l'americano, vediamo cosa inventa, arresto e tiro, c'è il contatto da dietro i benvenuti, sbaglia Legion, rimbalzo di Radic che sbaglia clamorosamente solo da sotto, irriconoscibile questa sera Ivica Radic. Dall'altra parte Sabatino, passa la palla a Raymond, gioco ragionato per i ragazzi di Luca Anzaloni. Raymond, che stile ragazzi, sbaglia la tripla ma le sue movenze sono da playground o quasi, gli va male, però è un giocatore bello da vedere, devo dire. Adesso tocca alla Viola provare a riavvicinarsi, 5-10 da giocare. Caroti, finta la tripla, prova a scardinare la difesa con un passaggio per Fallucca, ora per Alex Legion. C'è il fallo di Nunzio Sabatino su Alex Legion. Si ripartirà con una rimessa in zona offensiva per la Viola Reggio Calabria. C'è ancora un cambio per la FMC. Ritorna in scena Matteo Imbro, esce Tommaso Carnovali. Tiro sempre un sospiro di sollievo quando esce dal campo Tommaso Carnovali, anche se entra Matteo Imbro, che l'anno scorso proprio su questo campo realizzò una tripla da 8,5 metri, che ancora ancora in tanti se la ricordano a Pallacalafiore. Bomba di Fallucca cortissima, non riesce a sbloccarsi al tiro l'atleta Capitolino. 4,49 da giocare. Raymond, ancora lui, lui è un giocatore che sarà un 2,02 metri, ma ama giocare col pallone nelle mani, fa tutto solo, non la passa a nessuno, ma non riesce a far canestro. Errore di BJ Raymond. Dall'altra parte tocca alla Viola contrattaccare, blocco di Radic. Caroti passa la palla a Fallucca, in post per Radic, si gira Radic, deve andare su, stoppato fallosamente alla difesa di Ferentino, quantomeno non riesce a far canestro, ma andrà in lunetta per due tiri liberi. Allora è 28-32 per svoltare questa partita, e Fallucca deve iniziare a far canestro, Caroti deve iniziare a penetrare e scaricare come si deve, Radic deve ritornare quello che conosciamo, e soprattutto Alex Legion deve iniziare a carburare. A parte questo, serve il gruppo, serve una Viola che ritorni ad essere quella vista ad esempio contro Agrigento. Sì, è ovvio che serve il gruppo, è ovvio che serve l'intensità difensiva, però è anche, io dico che dobbiamo andare molto spesso sotto dal Radic, perché dobbiamo provare a costringere Ferentino a raddoppiarlo, magari far sì che si liberi un po' di spazio sull'arco per provare qualche canestro da fuori. Andando da lui costringiamo la difesa di Ferentino a collassare e provare a trovare qualche tiro da fuori. E se Radic fa 1-2 al tiro, confermando che il momento non è dei migliori per lui in questa sfida, Ferentino contrattacca con un contropiede da manuale, sembra un allenamento ma è una partita di campionato anche abbastanza importante, e realizza un canestro, sembrava quasi una treccia degli allenatori anni 80, tutto bellissimo per la FMC. 29-34 cresce il vantaggio degli ospiti, 5 punti tra le due squadre, 3,45 da giocare. Attaccano gli Amaranto di Luca Anzaloni, bomba di Imbro sul ferro, il rimbalzo di Ivica Radic, bisogna iniziare a pungere in casa nell'arancio, vediamo cosa si inventeranno. Lotta col cuore, questo è il grido della curva Massimo Rappoccio. Caroti, arresto e tiro a 2 sul ferro, il rimbalzo lo cattura Gigli, ancora un contropiede Gilbert, fallo al limite dell'antisportivo di Fallucca su Gilbert, lanciato a canestro, l'arbitro lo grazia, fallo normale per Fallucca, non c'è l'antisportivo, sarà una rimessa probabilmente per Ferentino, ma tutto questo dopo il time out chiamato Antonio Paternoster. Secondo me Antonio Paternoster a questo punto inizierà a far volare le lancette, le lavagnette e i pennarelli, perché questa Viola di questo secondo quarto non mi sta assolutamente piacendo. Atteggiamento scarico che una formazione ultima in classifica a quota 4 non si può permettere. Chi è a quota 4 come la Viola ha subito tantissime critiche come Casale Monferrato, o ha cambiato 3 allenatori e 2 giocatori come Scafati. Qui non si scherza più, bisogna iniziare a combattere col coltello tra i denti, altrimenti se giochi contro Ferentino o giochi contro Casale o contro chiunque non vai da nessuna parte. No, sicuramente, e tra l'altro il parziale di questo secondo quarto la dice grossa, parliamo di un parziale di 14-3 in questo momento del secondo quarto, e sicuramente non è un buon viatico per portare a casa una vittoria. Dobbiamo alzare sicuramente il livello difensivo, in attacco dobbiamo provare a trovare dei tiri un po' più aperti, variando le situazioni, come dicevamo prima, dando la palla sotto, poi facendolo uscire magari fuori per un tiro con un po' di spazio dall'arco, che fino ad ora non siamo riusciti a costruire.
Assolutamente, ritornano le squadre dopo il time out. Per la Viola Reggio Calabria c'è Caroti, Agustin Fabi che ritorna in scena, accanto a lui Ligione e Radic. La novità assoluta è rappresentata dall'esordio in questo periodo per Angelo Guaccio, che era partito in quintetto in questa sfida. Per quanto riguarda invece Ferentino, ci sono Gigi Gilbert, Matteo Imbro, Musso e Benvenuti. Benvenuti, palla in post per Gigi, quintetto altissimo per Ferentino. Gigi si gira, tira, sbaglia, rimbalzo, lo cattura Imbro, che soffia il pallone dalla testa di Caroti e va a realizzare un canestro reverse. 29-36, iniziano a piovere i fischi per la Viola Reggio Calabria. Bisogna riscattarsi, bisogna iniziare a far canestro. Angelo Guaccio, ora per Agustin Fabi. Fabi, ora per Caroti, 6 secondi per andare al tiro, troppo pochi. Caroti mette la palla a terra, scarico per Fabi, deve tirare Agustin. Passaggio per Caroti, scadono i 24. Ancora un'azione errata da parte della Viola Reggio Calabria. La Viola è ferma, la Viola è inerme. Ancora una scossa per Antonio Paternoster, prova a mandare in campo Roberto Marulli, le sta provando tutte l'allenatore Potentino, ma la Viola non sta convincendo, anche se lo svantaggio è recuperabile. 29-36, 2:42 da giocare. Attacca Ferentino, Imbro, scarico per Gigi, ora per Bernardo Musso, blocco per Gigi che cerca spazio anche perché è marcato da Ligion. Musso, scarico per Benvenuti, lontano da canestro, ancora per Musso, stoppato da Angelo Guaccio. Bravissimo Angelo, serve una scossa e arriva con questa giocata difensiva. Passaggio americano di Fabi per Marulli, ancora per Fabi, tic tac che va a buon fine. Canestro di Agustin Fabi, 31-36, settimo punto in questa sfida per l'argentino di casa Nero Arancio, Agustin Fabi. 2 minuti e 7 da giocare, attacca l'FMC. Imbro gliela ruba Marulli in qualche maniera, Imbro la recupera da terra, riesce a servire Musso, la bomba di Musso lontanissimo, realizza Bernardo Musso, la risposta è ancora argentina, 31-39, giocata rocambolesca dell'FMC. Si riparte Radic, palleggio reverse incredibile, passa la palla a Ligion, fa saltare l'avversario, va dentro, scarico per Marulli, contro scarico per Fabi, la bomba di Fabi sul ferro, rimbalzo per Ferentino, ancora contropiede Gilbert, vola e schiaccia due mani sulla testa di Marulli. Massimo vantaggio Ferentino, si alzano i ritmi, ma va tutto bene per gli ospiti più pungenti sicuramente della Viola Reggio Calabria. 31-41, 1:18 da giocare. Angelo Guaccio passa la palla a Marulli, palla in post per Ivica Radic. Radic prova a girarsi, subisce il fallo. Sul cubo dei cambi c'è una novità, c'è Tommy Guariglia, dato in forze nel pre-gara per una botta alla caviglia, questa mattina ha fatto addirittura degli esami. Esce Ivica Radic, c'è la rimessa in zona offensiva per la Viola, doppio cambio anche per Ferentino. Qua Cianzaloni è una volpe in panchina, manda in campo Carnovali probabilmente per gli ultimi tiri di questo secondo quarto, e anche BJ Raymond. Attacca la Viola, Guaccio per Robin Marulli. Ci avviciniamo all'ultimo giro di lancette di questo secondo periodo. Marulli, 6 secondi per andare al tiro. Marulli, scarico per Guaccio, prova la tripla, Angelo Guaccio, realizza Angelo! Dario De Janeiro, bomba di Angelo Guaccio, 34-41. È la prima tripla in questa partita per il numero 19, Angelo Guaccio. 42 secondi a giocare, attacca Ferentino. Gigi, passa la palla a Matteo Imbro, blocco di Angelo Gigi. Imbro ora per Raymond, passaggio nel pitturato per Gigi, gliela rubano in due, l'arbitro vede un fallo, la vorrei rivedere. Il fischio arriva da Messina, dall'arbitro Trifiletti. C'è un cambio per l'FMC per questi ultimi 29 secondi, va in campo anche Nunzio Sabatino, esce Matteo Imbro. Alla rimessa Tommaso Carnovali, passa la palla a Gilbert, ancora per Carnovali, in post per Angelo Gigli, si gioca l'uno contro uno nel pitturato. Gigli, movimento da manuale, modello Walter Magnifico, due punti facili facili per Angelo Gigli. 34-43, più 9 Ferentino, un tiro soltanto per la Viola con 10 secondi a giocare. Ligion, arresto e tiro da 3,
realizza Alex Legion con 3 secondi a giocare, c'è ancora spazio per un tiro per Ferentino, passi abbastanza evidenti di Gilbert, qui ci potevano stare i passi e l'ultimo tiro per la Viola. Gli arbitri questa sera li vedo un po' assonnati, un po' come la Viola, devo dire. 36-43, svantaggio tutto sommato recuperabile, ma questo secondo quarto, eccezion fatta per questa tripla finale di Alex Legion, per qualche giocata di Agustin Fabio e per la bomba di Watch, la Viola non mi sta piacendo, coach. Guarda, non abbiamo visto sicuramente forse l'intensità vista nel primo quarto, non siamo riusciti a confermare quello che eravamo riusciti a fare bene, abbiamo subito il rientro e il sorpasso di Ferentino, che è andata dai suoi giocatori più importanti, il solito Cornovali ci ha fatto male dalla lunga e DJ Raymond ha fatto due delle sue giocate da veramente, come dicevi tu, da playground, giocandosi uno contro uno, approfittando del cambio che lo vedeva di fronte, che gli vedeva di fronte Radic, che sicuramente non lo può tenere faccia a canestro. Dobbiamo ora vedere se usciremo dallo spogliatoio più carichi, se il coach riuscirà a dare una sferzata a questa squadra per far sì di rientrare da questi 7 punti di svantaggio e provare a almeno a giocarcela, perché non dico dobbiamo per forza vincere la partita, ma dobbiamo provare almeno a giocarcela e dare dimostrazione di esserci con la testa, con le gambe e con la voglia di vincere. Andiamo a leggere le statistiche di questo secondo periodo. Alex Legion è l'unico atleta della Viola Reggio Calabria in doppia cifra, per lui 10 punti, 5 su 6 da 3 e 0 su 4 da 2, ribadendo che il tiro di qualche istante fa era da 2 e non da 3. 2 punti per Lorenzo Caroti, non è entrato Scialabba, non ha realizzato Tafly, 4 punti per Marulli, 3 per Guaccio, non hanno realizzato Fallucca e Guariglia, 7 per Radic, 3 per Lupusor, 7 per Fabi e 0 per Marco Micevic. Per quanto riguarda invece la FMC Ferentino, non ha realizzato Sabatino, 3 punti per Tommaso Carnovali, 4 punti per Benvenuti, 9 per Gilbert, 4 per Raymond, 4 per Imbro, 13 per Musso e 6 per Angelo Gigli. Diamo la linea allo studio, ci ritroviamo per il terzo quarto di questa sfida, ricordando il punteggio: 36 Viola Reggio Calabria, 43 FMC Ferentino. Ci ritroviamo tra 8 minuti circa. Linea allo studio. La vorrei rivedere. Il fischio arriva da Messina, dall'arbitro Trifiletti. C'è un cambio per l'FMC per questi ultimi 29 secondi, va in campo anche Nunzio Sabatino, esce Matteo Imbro. Alla rimessa Tommaso Carnovali, passa la palla a Gilbert, ancora per Carnovali, in post per Angelo Gigli, si gioca l'uno contro uno nel pitturato, Gigli, movimento da manuale, modello Walter Magnifico, 2 punti facili facili per Angelo Gigli, 34-43, più 9 Ferentino, un tiro soltanto per la Viola con 10 secondi a giocare. Legion, arresto e tiro da 3, realizza Alex Legion con 3 secondi a giocare, c'è ancora spazio per un tiro per Ferentino, passi abbastanza evidenti di Gilbert, qui ci potevano stare i passi e l'ultimo tiro per la Viola. Gli arbitri questa sera li vedo un po' assonnati, un po' come la Viola, devo dire. 36-43, svantaggio tutto sommato recuperabile, ma questo secondo quarto, eccezion fatta per questa tripla finale di Alex Legion, per qualche giocata di Agustin Fabio e per la bomba di Watch, la Viola non mi sta piacendo, coach. Guarda, non abbiamo visto sicuramente forse l'intensità vista nel primo quarto, non siamo riusciti a confermare quello che eravamo riusciti a fare bene, abbiamo subito il rientro e il sorpasso di Ferentino, che è andata dai suoi giocatori più importanti, il solito Cornovali ci ha fatto male dalla lunga e DJ Raymond ha fatto due delle sue giocate da veramente, come dicevi tu, da playground, giocandosi uno contro uno, approfittando del cambio che lo vedeva di fronte, che gli vedeva di fronte Radic, che sicuramente non lo può tenere faccia a canestro. Dobbiamo ora vedere se usciremo dallo spogliatoio più carichi, se il coach riuscirà a dare una sferzata a questa squadra per far sì di rientrare da questi
7 punti di svantaggio e provare a almeno a giocarcela, perché non dico dobbiamo per forza vincere la partita, ma dobbiamo provare almeno a giocarcela e dare dimostrazione di esserci con la testa, con le gambe e con la voglia di vincere. Andiamo a leggere le statistiche di questo secondo periodo. Alex Legion è l'unico atleta della Viola Reggio Calabria in doppia cifra, per lui 10 punti, 5 su 6 da 3 e 0 su 4 da 2, ribadendo che il tiro di qualche istante fa era da 2 e non da 3. 2 punti per Lorenzo Caroti, non è entrato Scialabba, non ha realizzato Tafly, 4 punti per Marulli, 3 per Guaccio, non hanno realizzato Falluca e Guariglia, 7 per Radic, 3 per Lupusor, 7 per Fabi e 0 per Marco Micevic. Per quanto riguarda invece la FMC Ferentino, non ha realizzato Sabatino, 3 punti per Tommaso Carnovali, 4 punti per Benvenuti, 9 per Gilbert, 4 per Raymond, 4 per Imbro, 13 per Musso e 6 per Angelo Gigli. Diamo la linea allo studio, ci ritroviamo per il terzo quarto di questa sfida, ricordando il punteggio 36 Viola Reggio Calabria, 43 FMC Ferentino. Ci ritroviamo tra 8 minuti circa, linea allo studio. Dal Pallacanestro di Reggio Calabria, siamo prontissimi per questo secondo quarto. Ricordiamo il punteggio per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso: 36 per la Viola Reggio Calabria, 43 per la FMC Ferentino. Svantaggio tutto sommato recuperabile per la compagine calabrese. È chiaro che la Viola dovrà mostrare un altro volto, specialmente rispetto a quello visto nel secondo periodo. Una Viola per certi versi scarica, poco effervescente, una Viola che ha destato preoccupazione e anche qualche fischio da parte del pubblico del Pallacalafiore. In cifre, sì, forse 2000 persone più o meno, media campionato, Reggio può fare molto di più, ne sono sicuro. È chiaro che servono anche i risultati, serve far bene, serve vincere, fondamentalmente vincere. Questa sera sfida difficilissima. Reggio Calabria schiera per questo terzo periodo Marulli, Fabi, Legion, Radic e Lupusor. Per quanto riguarda invece Ferentino, ancora qualche istante di attesa. Ecco i protagonisti allenati da Luca Anzaloni. C'è Angelo Gigli, Matteo Imbro, BJ Raymond, Bernardo Musso e l'americano Gilmore. Bisogna partire forte e mostrare un altro volto. Sì, ma anche proprio da... secondo me bisogna cambiare proprio l'atteggiamento, come si suol dire. Il linguaggio del corpo deve essere completamente diverso da parte dei nostri giocatori, perché devono fare capire a Ferentino che se vuole vincere questa partita dovrà passare veramente sul nostro corpo. E già, vedi, prima azione, palla persa e mi sa che non ci siamo. Eh sì, subito palla persa per la Viola Reggio Calabria e Musso non può far altro che far canestro. 36 a 45, 9:33 a giocare, attacca la Viola. Vedremo cosa si inventerà adesso la compagine nell'arancio, mentre i punti da recuperare sono diventati 9, uno spreco clamoroso dopo il bel canestro di Legion di fine secondo quarto. Fabi sbaglia da 2, rimbalzo di Lupusor in due tempi, ma diventa un assist per quanto riguarda Ferentino. Attacco della FMC, Raymond, passa la palla a Imbro sull'esterno, sul ferro. In rimbalzo la cattura Ivica Radic, contrattacco Viola Reggio Calabria. Marulli, arresto e tiro a 2, spegne sul ferro il suo tiro, in rimbalzo la cattura Ivica Radic, in attacco sbaglia, la palla gira attorno al ferro, la palla la cattura Lupusor e... palla contesa con Angelo Gigli, la freccia dovrebbe essere a favore della Viola, dunque si ripartirà con una rimessa offensiva per la Viola Reggio Calabria, se non vado errato. No, come non detto, la palla è per Ferentino, la freccia è tutta per gli Amaranto di Luca Anzaloni. Dunque un'altra palla persa per la Viola, la palla gira attorno al ferro, neanche fosse un 45 giri degli anni 80, sembra una maledizione quasi. Segnali veramente negativi, appoggio veramente facile, sembrava per Radic col suo semigancio che è quasi una certezza, invece la palla ci ha beffato girando due volte sul ferro, sai, questi sembrano segnali veramente di una stagione stregata, dobbiamo provare a far sì che giri un po' anche la fortuna dalla nostra parte. Io non so quanto eventuali innesti di mercato possano
stravolgere questo roster, che è un roster giovane fatto per combattere. Questa sera, ribadiamo, la Viola sta giocando contro una delle squadre più forti dei due gironi, che comunque ha 8 punti, non è prima in classifica assolutamente. Gigli realizza con potenza, cresce il vantaggio 36 a 47, 8 e 22 da giocare. Legion, ora per Marulli. Marulli va dentro, scarico per Lupusor, c'è il fallo abbastanza evidente di Angelo Gigli. Lupusor andrà in lunetta per due tiri liberi. Bisogna avvicinarsi al canestro, sì, ma bisogna pure iniziare a far canestro da tre probabilmente. Sì, ma di solito Giovanni è una conseguenza, se si diventa pericolosi sotto canestro, come dicevamo prima, costringiamo la difesa di Ferentino a chiudersi e proviamo, magari troviamo un po' più di spazio sull'arco. Il problema è che purtroppo Legion viene coinvolto pochissimo in attacco, penso più che altro per demerito suo, e quindi una delle nostre più importanti bocche da fuoco non produce nulla. Nuovo striscione della curva Massimo Rappoccio, questa sera preparata ad un'eventuale sconfitta, probabilmente presenti per noi Maia, Città, tutto il resto passerà, come recitava Aleandro Baldi negli anni 90, e si passerà. Serve una bella svolta in casa Nero Arancio, bisogna crederci, bisogna iniziare a macinare chilometri e punti. Con questo atteggiamento un po' scarico, purtroppo partite non se ne vincono. Serve una svolta, vediamo se ci smentiscono i ragazzi di Antonio Paternoster. Ci prova Legion, finalmente, da due punti. Solo Cotone per lui, il 12° punto, e lui è il miglior marcatore della formazione nero-arancio. 9 punti tra le due squadre. Serve qualcosina in più per provare a mettere un po' di pepe in questa partita, che al momento sembra totalmente nelle mani di Ferentino. Alle Iup che non si concretizza, tra Musso e Gigli, palla persa per l'FMC, applausi di Antonio Paternoster verso i suoi, è il momento di provare ad osare. Marulli arresto e tiro di Legion, sbaglia la conclusione, rimbalzo di Gigli, apertura per Gilmore, tiro a tre sul ferro, il rimbalzo ancora per Ferentino con BJ Raymond, che serve il numero 12 Imbro. Imbro, mano sinistra, va dentro, stoppato da Legion. Dall'altra parte Gilbert prova ad andare dentro, scarico per Gigli da due, quasi un autocanestro di Fabbi, la palla viene catturata da Radic. Ripetiamo il punteggio, il minuto 38-47 quando c'è il fallo di Gilbert su Alex Legion, 6-51. Probabilmente quello che volevamo vedere ancora non è arrivato per questa Viola. No, anche se, sai, qualche segnale difensivo sembra averlo visto in questa azione. Abbiamo costretto Ferentino a un tiro all'ultimo secondo, quindi vuol dire che abbiamo difeso bene per 24 secondi. Dobbiamo provare a essere un po' più pungenti in attacco e provare ad avvicinarci. Radic passa la palla a Legion, ancora lui, è diventata Legion contro Ferentino, ancora un canestro per Alex Legion, 15° punto per lui, 41-47. Sarà la serata della svolta anche emotiva per l'americano, lo scopriremo in questi ultimi 16 minuti. Bomba di Imbro da posizione centrale, non perdona Imbro, solo Cotone, 41-50, 6 minuti da giocare al termine del terzo quarto. Risposta immediata da grande squadra della FMC Ferentino. Non è un amichevole, il precampionato è finito da un pezzo, la Viola deve iniziare a combattere. Marulli, blocco di Radic, arresto e tiro a due di Marulli, sbaglia, il rimbalzo lo cattura Gigli in due tempi, apertura per Imbro, può spingere il contropiede Ferentino, Raymond, scarico per Gilbert da tre sul ferro, il rimbalzo è ancora per Ferentino, tap out di Raymond per Gilbert, 5:39 da giocare, fallo antisportivo di Marulli su Musso. Marulli guarda malissimo l'arbitro, attenzione all'eventuale fallo tecnico. Marulli tallona l'arbitro, vediamo cosa succede. No, Marulli si allontana per fortuna della Viola Reggio Calabria. Adesso parlotta Marulli con l'arbitro. Cambio Viola, doppio cambio, fuori Marulli e Radic, dentro Guaccio e Caroti. 9 punti da recuperare, 5:37 da giocare.
si mette malissimo per la Viola, anche perché questo antisportivo manda in lunetta il numero 5 Musso, che sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo Musso, non riesce a concretizzare i tiri liberi dell'antisportivo Ferentino. Si riparte con la rimessa per la FMC. Gilbert alla battuta. Imbro. Palleggia dietro la schiena Imbro. Adesso per Musso. Musso infastidiva Fabi, ma non perde il pallone, sfida tutta Argentina. La palla finisce le mani di Gilbert, che prova a volare, contrastato da Guaccio. C'è il fallo di Guaccio, con Gilbert lanciato verso una possibile schiacciata, fermato prima del canestro Gilbert, che entra in lunetta per due tiri liberi. Il terzo fallo per l'italo-brasiliano Angelo Guaccio. 41-50, in lunetta vola Gilbert. È anche una questione di probabilmente starci in questo campionato anche a livello emotivo. Nel frattempo Gilbert sbaglia il terzo tiro libero in un amen per Ferentino. Tutte le partite si stanno giocando più o meno punto a punto dagli altri campi, anche quelle viste ieri sera. Nel frattempo realizza il secondo Gilbert. La Viola nel terzo quarto è sotto di 10 punti. Questa non è una nota positiva per Antonio Paternoster, che dovrà trovare la ricetta per fare... Attenzione, palla persa di Guaccio, un altro pasticcio della Viola. Musso per Gilbert da 3. Realizza. Non si possono lasciare questi palloni in Serie A 2. 41-54. Si mette malissimo adesso per la Viola, completamente involuta. I reggini si avviano verso la settima sconfitta. Passi sull'arresto di Caroti, non sanzionati. Rimbalzo, la cattura Gigli. C'è un contatto, l'ultimo tocco secondo l'arbitro è di Angelo Gigli, che va ad abbracciare Caroti. Time out per Antonio Paternoster. E male, malissimo per la Viola, non ne va bene una. Guaccio parte in palleggio e perde il pallone. Dall'altra parte, dopo tre tiri liberi sbagliati, Ferentino non perdona, da grande squadra. Ma devo dire, sì, solida quanto vogliamo, una bella squadra, tantissime buone individualità, ma quello che preoccupa è una Viola che fondamentalmente a me non sta impressionando e soprattutto non sta combattendo a dovere. Non vedo gente che si butta per terra a recuperare il pallone, gente che combatte a rimbalzo. Non mi stanno piacendo, punto. Sì Giovanni, lo dicevi tu in precedenza, è una questione di intensità, di volersi buttare su ogni pallone, di non permettere a un avversario di prendere un rimbalzo offensivo, di farsi battere uno contro uno, di farsi fare un taglia fuori e iniziare da queste piccole cose per poi provare appunto a magari rubare qualche pallone in difesa, andare in contropiede e trovare qualche canestro semplice e provare a riavvicinarsi, perché 13 punti di scarto in questo momento sono veramente tanti per una squadra come la Viola che fa veramente tanta fatica in attacco, quindi stare dietro nel punteggio sicuramente non è un buon viatico. Si riparte, palla a Ferentino. Imbro contro Lorenzo Caroti, passa la palla a Carnovali, Fabi prova a rubargliela. La rimessa è tutta per Ferentino, anche se Fabi non è d'accordo con l'arbitro. Un po' nervoso Fabi, ma probabilmente la rimessa era realmente per la Viola. Palla a Amaranto di Luca Anzaloni. Imbro, infrazione di campo fischiata contro la FMC Ferentino, quindi palla recuperata dalla Viola Reggio Calabria. 41-54, 4 minuti e 34 a giocare. Rimessa per la Viola Reggio Calabria. Alla battuta Agustin Fabi, in quintetto con Ligion, Guaccio, Caroti e Lupusor. Panchina preoccupante per Ivica Radic, che sta giocando quella che è probabilmente la partita più brutta della sua stagione nero arancio. Fabi per Guaccio, ancora per Fabi. Fabi solo contro tutti, tira, sbaglia. Completamente assenti le trame offensive della Viola questa sera. Dall'altra parte rimbalzo di Ferentino, Carnovali da 3 sul ferro. Rimbalzo lo cattura Fabi in due tempi, apertura per Caroti. Può spingere la Viola, Ligion, finta e doppia finta. Passaggio per Fabi, che diventa preda di BJ Raymond.
deve iniziare a combattere la Viola, anche se probabilmente già troppo tardi. 13 punti tra le due squadre. Raymond con eleganza, scarico per Carnovali, solo da tre, non può far altro che segnare. Tommaso Carnovali, uno dei giocatori preferiti del compianto Mimmo Durante, che ci segue da lassù. Ci manca tantissimo Mimmo in questa partita. 41 a 57, la curva massimo d'appoggio si fa sentire, si vince solo col cuore. Fabi prova la tripla, sbaglia, Lupusor si sbatte al rimbalzo ma non riesce a catturarlo. Imbro recupera il rimbalzo e parte da gran campione, passa la palla a Carnovali, la ruba Lupusor, fischio dell'arbitro che non perdona niente al numero 7 della Viola. Ancora un doppio cambio per la Viola, fuori Ligion e Guaccio, dentro Fallucca e Ivica Radic. Antonio Paternoster sta provando una girandola modello elettroshock per i giocatori della Viola per rianimarli in qualche maniera, ma francamente vedo pochissime risposte questa sera. Dopo un secondo quarto shock la Viola non si è ripresa. Prova un tiro difficilissimo in bro, voleva un contatto sul tiro. 41 a 57, Caroti, blocco di Radic. Caroti, scarico per Radic, ancora una buona difesa di Carnovali e di Ferentino. Stessimo giocando a football americano, la partita sarebbe finita già da un pezzo. Un recupero dopo l'altro e la difesa di Ferentino vince sempre. Gilbert da tre, solo Cotone. Gilbert, ancora una tripla, Ferentino si esalta. 41 a 60, cresce il massimo vantaggio dei ragazzi di Luca Anzaloni. 2.35, la Viola in crisi nera, nerissima. Caroti, ancora per Radic, palla fuori, l'ultimo tocco è di Angelo Gigi, ci sarà rimessa per la Viola Reggio Calabria. Cambio Ferentino, fuori Imbro, dentro Nunzio Sabatino. Cambio anche per la Viola, dentro Marco Micevic, fuori Jon Lupusor. Entra anche Roberto Marulli, dovrebbe uscire probabilmente Caroti, vediamo se è vero. Caroti parlotta con l'arbitro, sì, è proprio lui, andrà al cambio. No no no, come non detto, esce Agustin Fabi. Due minuti e 26 secondi a giocare al termine del terzo quarto di gioco. 41 per chi attacca per la Viola Reggio Calabria, 60 per Ferentino, più 19 all'interno di questo massimo vantaggio per la compagine Amaranto. Radic con eleganza va a canestro, Ivica Radic. 43 a 60. A questo punto serve molto più con impresa, rimontare questa sfida diventerebbe qualcosa di epocale per la Viola Reggio Calabria. Ferentino alla partita completamente in pugno quando mancano 12 minuti e 9 secondi. Terzo fallo di Marulli. Terzo fallo di Marulli, nel frattempo la rimessa c'è Nunzio Sabatino. Servito Gilbert con eleganza, palleggia dietro la schiena, passa la palla a Raymond, alto basso per Gigi, c'è il fallo di Fallucca su Gigi. 2 minuti e 3 secondi a giocare, la Viola non sorprende questa sera, dimostra che la classifica è purtroppo veritiera, con la Viola che si ritrova ultima in classifica in compagnia di Scafati, ricordando che la Viola deve ancora giocare contro Scafati nel giro d'andata. La gara andrà in scena il 23 di dicembre in terra campana, e con Casale Monferrato che ha battuto il nero arancio firmando la prima vittoria in questa stagione. Sconsolato il presidente Monastero, che cammina dietro la panchina della Viola con il suo maglione arancione. 43 a 61, fa 1 su 2 Gigli, 18 punti da recuperare per la Viola Reggio Calabria. Caroti, doppio playmaker per Antonio Paternoster. Radic mette la palla a terra, Radic si gioca il post, passa la palla a Micevic, la bomba di Micevic, sbaglia anche lui. Tanti, troppi errori per la Viola Reggio Calabria. Dall'altra parte Ferentino prova ad entusiasmarsi, ma gioca ancora ragionato come gli piace fare. Ferentino per Carnovali, Carnovali ancora uno scarico per Raymond, ancora per Carnovali, la tripla potrebbe essere la terza sul ferro, fa 2 su 4 Carnovali. L'ultimo tocco è di un giocatore della FMC Ferentino, rimessa per la Viola. Marulli per Caroti, è una Viola scarica, sembra già aver perso la partita, questo non va assolutamente bene. Io rimetterei in campo Ligion, francamente. Caroti, palla per Micevic, prova la bomba, la seconda bomba per Micevic, questa volta gli va bene.
tre punti per Marco Micevic, 46 a 61, un minuto da giocare in questo terzo periodo. La Viola deve provare almeno arrivare sul meno 10 in questo ultimo giro di lancette per ritornare a essere quasi in partita o quantomeno per provarci. Fallo in attacco? No, fallo in difesa. Sabatino va a subire il fallo di Marulli. Cambio per la FMC Ferentino, dentro Benvenuti, dentro Gigli, il quarto fallo per Roberto Marulli. Io rimetterei in campo Legion, anche se probabilmente potrebbe non bastare. Accenderei anche una difesa press, non sono sicuramente un allenatore, ma vorrei vedere qualcosina di più dal punto di vista dell'atteggiamento, e questa sera non mi sta piacendo. Fa 1-2 nel frattempo Nunzio Sabatino, l'ex di turno. Ultimo giro di lancette, 46 a 62, attacca Reggio Calabria. Caroti, blocco di Radic. Caroti ancora per Radic, prova il tiro da due da lontanissimo, riesce a far canestro, quasi da tre punti, ma il tiro è da due. Undicesimo punto per Radic, 48 a 62. Gilbert prova a seminare, fa Lucca, va a pressare Micevic. Buon atteggiamento di Micevic, che va a correre all'altra parte del campo per marcare BJ Raymond. Sabatino prestato da due giocatori, quasi persa per Ferentino. Raymond prova un passaggio che diventa quasi un tiro, prende il ferro, Micevic perde il pallone, Carnovali, scarico per Benvenuti che va ad appoggiare. Ancora un'ingenuità, ancora un lapsus per la Viola, ancora un canestro subito. Marulli subisce il fallo di Carnovali, 48 a 64. Queste palle sono palle cocenti, e qui non c'entra l'allenatore, non c'entra il gruppo, c'entra la psicologia di giocatore per giocatore, perché non è il solo Marulli che perde questi palloni, sono lapsus che capitano un po' a tutti, e nel basket di questo livello non possono capitare. Io ricordo l'anno scorso Valerio Costa, play titolare di tantissime nazioni giovanili, non perdeva questi palloni, magari li perdeva Spinelli, ma quello è un altro discorso. Marulli adesso tiro a due, non va, il tapin di Fabi va a canestro, ma il tiro non è buono, finisce così 48 a 64. Quello che poteva essere un avvicinamento verso il meno 10 diventa sempre qualcosa di lontanissimo da realizzare. Seppi D'Agostino, tutto molto difficile, ma le palle perse, i lapsus in palleggio mi lasciano perplesso. Sì, guarda, c'è poco da aggiungere a quello che tu hai detto. È lampante, è la terza volta che si verifica nel corso della stessa partita. Palla recuperata e palla persa dopo esattamente due secondi. Non lo so cosa succede nella testa dei giocatori, che non è semplice andare a capirlo, però questi sono segnali sicuramente negativi. Ora c'è rimasto un quarto, ora la logica direbbe buttiamo in campo tutto quello che abbiamo, perché risalire la china da meno 16 in un quarto è sicuramente difficile, però la logica direbbe rimbocchiamoci le maniche, buttiamo il sangue, come si dice, nel campo, provando a rubare pallone su pallone, giocando pallone su pallone in attacco, e in difesa essere invalicabili. Poi alla fine si alza la testa e si vede la partita come è andata a finire. La logica direbbe solo questo, il resto vedremo cosa faranno i giocatori in campo, che, ti ripeto, l'ho detto anche prima, è proprio l'atteggiamento, le facce, il modo di stare in campo che non convince appieno. Può essere un'impressione, perché poi alla fine ognuno di noi ha un modo di interfacciarsi con il mondo personale è diverso, però ti posso dire che sicuramente non i giocatori non danno l'idea di buttare tutto quello che hanno in campo. Speriamo che veniamo magari contraddetti. E si riparte, la Viola in quintetto con Falluca Radi.
4 punti di Carotti. Alla radio ti rende visibile. Accendi Touring 104. Informazione e passione. Come te, un giorno accendo la radio. Yeah.
fallo di Fabi, secondo fallo. Fallo di Radic, secondo fallo. Fallo di Gigli, quarto fallo. Fallo di Gigli. Thank you.
tanti come te ogni giorno accendono la radio. Tanti, tantissimi, oggi più che mai, scegliono Turing 104. Pianifica la tua comunicazione su Turing 104, perché la comunicazione alla radio ti rende visibile. Accendi Turing 104. Informazione e passione. Fallo di Fabi, terzo fallo. Fallo di Canotti, primo fallo. Diciotto punti per Licio. Fallo di Micevic. Terzo fallo.
24 punti. Quarto fallo di Radic. Fabi, 11 punti. Tripla in blocco.